Ben ritrovati a Sindaci e Città. Proseguono le nostre trasferte tra i posti più belli del centro Italia. Oggi siamo nel Viterbese per portarvi con noi alla scoperta di Oriolo Romano. Ad appena 40 chilometri dalla capitale, Oriolo Romano conserva intatto tutto il suo fascino storico. Cittadina a misura d'uomo, fu definita dal suo fondatore, Giorgio Santa Croce, il posto in cui gli uomini vivono felici. Ma andiamo con ordine, partiamo subito da Marco Finelli, che si trova già in compagnia del primo ospite. A te, Marco. Sì, grazie Carola. Io come consuetudine inizio la mia passeggiata qui a Oriolo Romano dal Palazzo del Municipio, dove raggiungo il primo cittadino, Italo Carones. Buongiorno Sindaco. Buongiorno a voi. Sindaco, io venendo in macchina ho già visto paesaggi bellissimi e sono molto curioso di conoscere la sua cittadina, ma dovendo raccontarla ai nostri telespettatori, cosa direbbe? Che città è Oriolo Romano? È la città ideale, la città dove il nostro fondatore Giorgio Santa Croce scrisse dove gli uomini possono vivere felici, quindi una città costruita con questo principio e soprattutto importante da vedere. Ci sono cose caratteristiche bellissime, c'è il museo di Palazzo Altieri, ma ci sono anche paesaggi e ambiente da gustare, quindi una giornata da trascorrere a Oriolo molto divertente. Cosa vi rende felice onestamente, Sindaco? L'aria buona? Beh, non solo l'aria, intanto l'aria è buonissima, ma anche lo stare in un paese costruito in un certo modo e soprattutto dove il contesto urbanistico è vissuto con qualità e soprattutto con attenzione può farci trascorrere una giornata gradevole. Grande attenzione all'urbanistica, ma grande attenzione di Oriolo soprattutto all'ambiente. Abbiamo visto certificazioni in ambito europeo, riconoscimenti a livello nazionale. Il suo ufficio è pieno di premi, Sindaco. Sì, effettivamente in questi ultimi anni abbiamo avuto notevoli riconoscimenti, sia per le attività che abbiamo svolto nelle tematiche ambientali, la raccolta differenziata porta a porta. Siamo stati il primo comune nel 2010 premiati nel centro Italia come miglior raccolta differenziata, come miglior percentuale raggiunta. Abbiamo la certificazione EMAS, la massima certificazione di qualità ambientale che la comunità europea riconosce ad un'amministrazione pubblica. Abbiamo avuto tanti altri premi e tanti altri riconoscimenti, ma quello che a noi fa piacere è che i nostri cittadini sono orgogliosi di questo percorso che abbiamo intrapreso, ci seguono e sono convinti che questa è la strada giusta. Sindaco, io sono curiosissimo di vedere il suo comune, facciamo così, mi accompagna a fare una passeggiata e lo facciamo vedere anche a chi ci sta guardando. Certo. Andiamo, quindi. Sindaco. Sì, io nel frattempo sto continuando la mia passeggiata qui per le vie di Oriolo con il sindaco Carones. Parlavamo di economia, un'economia, sindaco, che mi diceva basata soprattutto sull'artigianato. Sì, Oriolo è un paese vicino a Roma, quindi c'è anche molto terziario, ma nel nostro paese è presente una quantità innumerevoli di aziende artigianali. Ma non solo artigianato tradizionale, c'è molto artigianato artistico di qualità, c'è la presenza di scultori, di cesellatori, scagliolisti, quindi diciamo anche un artigianato scelto che ci permette anche di essere apprezzati come paese per queste caratteristiche. Allora facciamo così, noi continuiamo a curiosare, sindaco, volentieri, diamo la linea a Carola.
Sì Marco, io per mia immensa gioia e spero a breve anche per la tua, mi trovo davanti ad uno dei ristoranti tipici di Oriolo Romano. Come i nostri telespettatori ormai sanno bene, infatti i nostri sono anche itinerari enogastronomici. Direi allora di andare a curiosare in cucina, venite! Ed eccoci finalmente in cucina, non potete capire che profumo che c'è qui dentro. Qui raggiungo lo chef di questo posto carinissimo, Gabriella Broccatelli. Salve. Salve. Che cosa state facendo in questo momento? Allora, adesso stiamo facendo i lombrichi ai funghi, porcini. Ecco, e quali sono i piatti tipici? Fa parte anche questo piatto dei piatti tipici di Oriolo? Oriolo è proprio un paese di funghi, allora... E, fine settembre. E oltre ai funghi? Oltre ai funghi abbiamo le fettuccine, le possiamo fare al tartufo, perché anche adesso c'è anche un po' di tartufo Oriolo, che lo chiamano scorzone. Poi ci abbiamo, facciamo gnocchi, acqua cotta e tante altre cose. E passiamo ai dolci, che sono la parte più interessante. Allora, i dolci proprio tipici qui di Oriolo sono tuzzetti, ciambelle al vino e pane del vescovo. Il pane del vescovo è un dolce d'Oriolo fatto con uova, farina, nocciole, uvetta e cioccolata. Semplice e buono, sì. Come tutti i piatti, sì. Migliori. Qui vediamo della pasta e anche, ecco, penso l'impasto, sì, di base. Questo è l'impasto di base, uova e farina, farina di grano duro. E poi viene allargata col mattarello e tagliata e cotta. Beh Marco, che dire, io come ogni settimana non posso che rinnovarti l'invito a raggiungermi il prima possibile. Diciamo che ti aspetto già a tavola. Oriolo è assolutamente una cittadina a misura d'uomo e lo conferma questa bella iniziativa dell'amministrazione comunale, la vedete qui, un parcheggio rosa. Di cosa si tratta, Sindaco? Si tratta di un gesto di attenzione che la nostra amministrazione comunale ha avuto rispetto a individuare un parcheggio, ne abbiamo individuati due nel centro storico, i cosiddetti parcheggi rosa, destinati alle mamme in dolce stato di attesa, che praticamente possono parcheggiare e avere il posto per avere accesso alla farmacia o ai luoghi più importanti del paese. Anche da qui si misura, secondo me, la sostenibilità di un comune e l'attenzione rispetto a queste grandi esigenze. Diciamo un'iniziativa questa accolta bene della cittadinanza. Vediamo, questo parcheggio è libero, lo rispettano questa disposizione, che ricordiamo non è neanche prevista dal codice della strada, però è un atto, come dice lei, di cortesia. È un atto di cortesia che è stato ben apprezzato e viene rispettato. Ogni angolo di Oriolo racchiude in pratica un pizzico di storia. Sindaco, è vero che da qui è stato spedito il primo marconigramma? Sì, il 27 maggio del 1903 dai Colli Oriolensi, così come è stato dettato nel telegramma, fu spedito il primo esperimento del marconigramma, un telegramma inviato a Sua Eccellenza il Prefetto di Roma, che ricevette. E qui vediamo un'altra opera che suscita non poca curiosità e racchiude una buona parte della storia di Oriolo. Di cosa si tratta, Sindaco? Sì, qui vengono raffigurati i simboli, gli stemmi dei comuni da dove provenivano i primi abitanti di Oriolo, i primi 102 abitanti di Oriolo Romano. Quindi dalle Marche, dall'Abruzzo e dalla Toscana sono venuti i primi abitanti di Oriolo, che avevano il compito di disboscare la selva della Manziana, così era chiamato questo posto, dove Giorgio Santacroce, colui che fondò questo paese, Giorgio III Santacroce, un signore illuminato, voleva costruire la sua città felice, la città ideale, dove nel trattato scrisse dove gli uomini possono vivere felici.
e noi pensiamo che questo suo volere è ancora oggi esistente e noi pensiamo che sia giusto continuare con questo metodo che lui ha voluto seguire nella fondazione. Ecco, città felice, città ideale, concetti questi che ritornano anche in questa nostra passeggiata. Qui vediamo diversi stemmi, questi concetti di felicità e di città ideale ritornano anche nel vostro stemma, no? Che abbiamo visto. Sì, Giorgio Santacroce ha voluto donare ad Oriolo come simbolo uno stemma bellissimo, pieno di significato, denso di significato. Il pellicano che si morde il petto per dar da mangiare ai propri figli, perché lui aveva questa concezione, il Signore doveva essere tutt'uno con il popolo, tant'è vero che fece costruire il palazzo principesco non nel senso di dominare il paese, ma nel senso di proteggerlo, di abbracciarlo. È stato rivolto con le spalle a tramontana per proteggere il paese dai venti freddi. Quindi ecco, questo signore aveva questa concezione e questo simbolo chiaramente ne è una sua bella espressione. Insomma, sindaco, curiosità e aneddoti qui davvero non mancano. Continuiamo la nostra passeggiata? Certo. Andiamo. Oggi ho una guida d'eccezione, sono con Riccardo Valentini della Polizia Locale, buongiorno. Buongiorno. Allora, il primo spunto ce lo dà il palazzo alle nostre spalle, Palazzo Santacroce, oggi Palazzo Altieri. È una delle prime costruzioni del paese, forse anche la più importante. È stato costruito verso la fine del 1500 da Giorgio Santacroce, fondatore del paese. È stato poi ampliato dalla famiglia Altieri, famiglia che ha dato anche un papa, Papa Clemente X, originario anche di Oriolo. E a proposito di papi, sappiamo che all'interno di questo palazzo c'è una collezione molto preziosa, che è una collezione di ritratti, pensate, di papi, di tutti i papi, da San Pietro fino a Benedetto XVI. Sì, abbiamo la Galleria dei Papi, che è stata iniziata proprio durante il papauto di Papa Clemente X e riporta tutte le effigie dei papi con una breve storia del loro pontificato. Ecco, va bene, ma Oriolo Romano non finisce qui, questo è veramente solo l'inizio. Sappiamo che ci sono dei parchi molto belli per i quali abbiamo già sentito dal sindaco. Oriolo ha avuto diversi riconoscimenti, allora io sono curiosa di scoprirlo questo paese. Mi accompagna? Certo. Andiamo. Sì, io nel frattempo sono arrivato nella bellissima piazza Umberto I, alle mie spalle vedete la Fontana del Vignola. Oriolo, sindaco, è una città ricca di storia, ricca di tradizione, ma anche di cultura. Quali le prossime iniziative culturali in programma? Sì, effettivamente Oriolo è un paesino dove sono tante le iniziative culturali e promozionali che si svolgono nel territorio, anche grazie alla presenza di tante associazioni che riescono a ravvivare questo paese. La prossima, diciamo, una delle prossime iniziative culturali si tiene a giugno e rappresenta un po' la rievocazione della civiltà contadina, quindi due giorni di festa dove si riaprono le cantine, i vecchi borghi e dove si svolgono, diciamo, attività interessanti che rievocano un po' la nascita del paese. E a proposito della nascita del paese, noi stiamo organizzando per il prossimo anno, nel 2012, che è il 450° anno della fondazione di Oriolo Romano, un anno di iniziative importantissime. Stiamo costituendo anche un comitato scientifico a cui parteciperanno tante personalità illustri che hanno studiato su Oriolo e hanno parlato di Oriolo anche sotto il punto di vista urbanistico e architettonico. La cosa più importante, diciamo, l'evento promozionale ormai divenuto quello più importante per noi è quello che si svolge a settembre.
la sagra del fungo porcino, due fine settimana di divertimento, di enogastronomia e soprattutto di tanta tanta gente che da tutto il Lazio e non solo dal Lazio viene ad Oriolo per gustarsi il fungo porcino nostro particolare e soprattutto anche per visitare questo bel paese. Insomma, gli spunti davvero non mancano, sindaco, continuiamo la nostra passeggiata. Bene. Ed eccoci nel Parco della Mola, un parco che prende il nome da un antico mulino che si trova proprio in questi luoghi. Dietro di noi un fiume storico. È il fiume Mignone, fiume conosciuto già dall'epoca dei Romani, infatti viene narrato da Virgilio durante l'Eneide, che dice che Enea l'aveva percorso per cercare l'aiuto degli Etruschi. E qui dietro abbiamo la cascata che faceva il Mignone. Una cascata incanalata, il corso del fiume incanalato, perché proprio dietro di noi c'era il sistema che portava al mulino. C'è tutto il sistema di canalizzazione sopra la cascata che portava sì, l'acqua attraverso dei sistemi di chiuse al vecchio mulino a propulsione idrico. Mulino realizzato verso la fine del 1500, sempre da Giorgio Santacroce, che è stato il fondatore di Oriolo. Ecco, ma sappiamo che ci sono anche delle particolari piscine in questo parco. Vogliamo andarle a vedere? Andiamo. Adesso ci troviamo di fronte alle piscine, dietro di noi una vera e propria montagna di zolfo, lì dietro una volta passava l'antica Via Clodia. La Via Clodia era un'antica strada romana che partiva da Roma, passava per tutti i territori Oriolo e paesi limitrofi, fino ad arrivare a Saturnia in Toscana. Ma il patrimonio naturalistico di Oriolo non finisce qui, c'è anche un'importante faggeta. È un bosco di faggi, la cui particolarità è che cresce a soli 400 metri sul livello del mare, quando di solito cresce sopra i 700. È una meta, diciamo, abbastanza importante, dove ci si possono fare escursioni. Sappiamo, è importante anche per i funghi. Sì, soprattutto per abbiamo funghi. Già capito che è parte importante, fondamentale anche della cucina di Oriolo Romano. Beh, qui abbiamo come la famosa sagra del fungo porcino che si tiene a metà settembre, meta di molti visitatori. Scorso anno abbiamo avuto più di 15.000 presenze, ecco, in una settimana. I parchi ovviamente sono aperti al pubblico. Sì, sì, sono parchi naturali, la faggeta fa parte del parco dei due laghi, del lago dei Bracciano e Martignano e la zona, diciamo, di Oriolo adibita a parco. Allora io ringrazio nuovamente la mia guida Riccardo Valentini e Marco, ti ripasso la linea. E abbiamo parlato di Oriolo come un paese dalla spiccata vocazione ambientalista. A confermarlo c'è anche questo progetto alle mie spalle. Che cos'è una fontana leggera, sindaco? Questa iniziativa fa parte di un progetto finanziato dalla Regione Lazio denominato Progetto Riducimballi, perché
come principio essenziale è quello di ridurre il rifiuto alla fonte, quindi qui si viene per prendere dell'acqua buonissima refrigerata, liscia o gassata a 5 centesimi a bottiglia e del latte crudo alla spina, quindi il latte della mucca direttamente dalla fonte, da un'azienda agricola. Così si può bere e gustare cose genuine, risparmiare economicamente e soprattutto fare in modo che l'ambiente ne tragga un vantaggio. Si risparmiano decine e decine di migliaia di bottiglie al mese. Noi abbiamo fatto un conto solamente per l'acqua, 36.000 bottiglie al mese prese da questa fontana leggera, quindi capite da solo cosa significa nel senso della riduzione del rifiuto. Davvero un esempio virtuoso questo, che testimonia come si può fare economia in modo sano e nel rispetto dell'ambiente. Sindaco, questa è un po' la vostra filosofia, vero? Certo, la nostra filosofia è quella del nostro fondatore Giorgio Santacroce. E noi capiamo bene perché voi vi definite un paese felice e siete felici. Sindaco, noi la ringraziamo di questa bellissima giornata passata insieme, auguriamo buon lavoro a lei e a tutta l'amministrazione comunale. Grazie a voi. Grazie mille. Un appuntamento con voi alla prossima settimana, stessa ora, stesso canale. Arrivederci.